A partire dal 4 maggio alcune cose resteranno invariate, altre cambieranno. Resta invariato a partire dal 4 maggio il fatto che siamo ancora dentro la pandemia, resta invariato il dolore di chi ha perso qualcuno di caro o nel proprio corpo sta portando tutto il peso della pandemia e resta invariato il rischio a cui gran parte della nostra comunità è esposta per limiti di età o per debolezza fisica. D'altro canto, resta invariata anche la speranza nel Signore, unitamente alla compassione intesa come vicinanza del cuore a chi soffre e la fiducia nella preghiera. Deve aumentare invece dal 4 maggio la prudenza nei nostri atteggiamenti e deve aumentare la pazienza di chi vorrebbe accelerare i tempi e il rispetto verso quello che si sta cercando di fare. A partire dal 4 maggio, secondo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere celebrato il rito delle esequie e può essere celebrata la messa esequiale, purché vengano rispettate le norme previste dal decreto. Come parroci della zona, abbiamo scelto di celebrare soprattutto nei cimiteri, soprattutto all'aperto, con un numero inferiore alle 15 persone, purché esse dotate di mascherine. Tutte cose che sono previste dal decreto del Presidente del Consiglio. Tuttavia, sempre per via prudenziale, in una fa prima fase stiamo cercando di suggerire di celebrare soprattutto il rito delle esequie. Dal 4 maggio si può celebrare il rito delle esequie e anche la messa esequiale nelle chiese, purché le chiese siano dotate di strumenti di misurazione della temperatura per impedire a chi ha una temperatura vicina o superiore ai 37,5 gradi di entrare in chiesa. Deve essere poi necessario l'obbligo della mascherina per accedere alla chiesa, mantenere il numero non superiore alle 15 persone e la parrocchia deve essere obbligata a sanificare la propria chiesa a scadenze fisse e a mantenere gli obblighi di sanificazione per chi entra, soprattutto con la sanificazione delle mani. Va poi mantenuta la distanza di sicurezza non inferiore a 1,5 metri all'interno della chiesa. Per di più, in una prima parte, non riusciremo a dotare tutte le chiese di ciò che serve. Renazzo e Sant'Agostino saranno tra le prime chiese e quasi contemporaneamente Bevilacqua, Corporeno, Dosso, Dodici Morelli, Mirabello e San Carlo. Le altre chiese, appena saranno pronte, saranno accessibili. In ogni caso, per tutte le informazioni nel dettaglio, riferitevi ai vostri parroci.